Un saluto da Gerardo Paterna per RaiTV. Anche oggi continuiamo il ciclo delle interviste ai player importanti del mercato immobiliare italiano. Abbiamo un graditissimo ritorno. Dario Castiglia, presidente di Remax Italia. Grazie Dario per essere qui con noi. Grazie Gerardo per avermi invitato. È un piacere, è un piacere. Partiamo subito con le domande, perché so che hai tante cose da dire. Allora, evoluzione del mercato. Come si sta posizionando Remax rispetto ai cambi che il mercato sta portando? Ma allora, innanzitutto, se parliamo del mercato, l'andamento del mercato, stiamo registrando una lieve ripresa e per noi questo vuol dire che è come se fosse vento in poppa. Noi stiamo veramente viaggiando forte in questo momento, con degli aumenti in doppia cifra ma importanti. Tanto per darti un'idea, noi stiamo facendo già il 44% del fatturato in più rispetto all'anno scorso. Sì. E rispetto al 2014 siamo già quasi al 90%. Quindi abbiamo quasi raddoppiato le nostre, diciamo, il nostro fatturato, certo. Sì, il fatturato aggregato, poi parliamo del fatturato aggregato delle nostre agenzie, certo. Quindi vuol dire che la rete è sana e sta approfittando in qualche modo di questa ripresa del mercato. E ritengo che questi risultati che stiamo ottenendo siano in qualche modo scaricando a terra sull'opinione pubblica, sugli agenti immobiliari, perché di fatto, come ben saprai, abbiamo anche ottenuto delle onorificenze, premi importanti, premi importanti. Te li faccio elencare, che so che li sai a memoria. Sicuramente, Real Estate Awards lo conoscerai, siamo bene, certo, okay. E ci ha coronato per la seconda volta di seguito, non è un caso. Poi abbiamo ottenuto un altro premio importante dell'associazione di franchising, l'Asso nel franchising, certo, è recente questo, che è recentissima, sì. E poi questo è un premio che poi ci premia non solo come immobiliare, ma per tutta la categoria dei servizi nel franchise immobiliare, quindi ancora, certo, a maggior ragione è un premio importante. Poi ci siamo sottoposti di nuovo a un sondaggio della rete tramite la Great Place to Work, cioè quindi il miglior posto in dove cui lavorare. Lavorare, e anche lì, sebbene i risultati non siano ancora ufficiali, ufficiosamente sappiamo che il risultato che abbiamo ottenuto è ottimo. Diciamo che abbiamo un grado di soddisfazione da parte della rete che rasenta il 100%, parliamo del 96-97% di approvazione, diciamo, del nostro lavoro, della nostra crescita. In più, saremo menzionati di nuovo nei super brands, che sono i supermarchi che esistono in Italia. Quindi diciamo che stiamo collezionando tutta una serie di premi, di riconoscimenti, frutto del lavoro che stiamo facendo, frutto del lavoro che abbiamo fatto anche in questi anni, perché come sappiamo la crisi è stata importante, ma noi non ci siamo mai persi d'animo, anzi abbiamo continuato a lavorare e oggi ne stiamo in qualche modo raccogliendo i frutti di tutto quel lavoro che abbiamo fatto in questi anni non facili. Il minimo di ripresa che stiamo sperimentando, sappiamo che il mercato residenziale è cresciuto del 6,5% nel 2015 rispetto al 2014, ci sta dando una forte spinta verso l'alto, verso non solo un aumento dei fatturati, ma anche un aumento o ampliamento della rete, perché tu devi pensare che noi siamo passati dai 1100 agenti dell'inizio del 2015 ad oggi a essere oltre 1700. Quindi un risultato di crescita del numero di agenti, di numero agenzie, che oggi arriva a circa 264 punti, e il nostro obiettivo è arrivare per fine anno a toccare la soglia dei 300 punti vendita sul territorio. Obiettivo 2020 è di arrivare a 500 agenzie, ma io ritengo che possiamo anche superarlo e ovviamente avere anche 4.000-5.000 consulenti immobiliari, come li chiamiamo noi, agenti immobiliari che fanno parte della nostra rete. Quindi abbiamo degli obiettivi ambiziosi, ma anche realizzabili,
grazie a, diciamo, grazie al lavoro che facciamo, che abbiamo fatto in questi anni. Ci siamo preparati per questa ripresa che, seppur moderata, ritengo che aiuti, assolutamente aiuta. Bene. No, complimenti. Grazie. Complimenti. Grazie. E l'agente immobiliare oggi in generale è ancora un po' stressato, no? Stressato dalla disintermediazione, dalle start-up che stanno lavorando per disintermediare e cavalcare quell'onda di compravendite che avviene ancora tra privati. Abbiamo intervistato qualche settimana fa Immoneo e Onpal, per esempio. Sono ancora stressati dalla concorrenza, no? Milantato reale, poi bisognerà vedere delle banche nel settore immobiliare. La tua opinione su questi temi qual è? Ma allora, io ritengo che è ovvio che il mercato è ricco e quindi ci sono tanti imprenditori, tante società che pensano di poter catturarne una fetta in qualche modo. La fetta dell'intermediazione privata, del privato, di quelle transazioni che passano tra i privati, è una fetta a cui si rivolgono molto probabilmente queste nuove start-up, certo, tipo quelle che hai appena menzionato, sì, sì, sì. Onpal e Immoneo. Ritengo che allora sono cose già viste e riviste nel passato, anche ancor prima dell'avvento di internet e del web. Io sono stato agente immobiliare dal 1983 in Canada e all'epoca c'erano delle società che proponevano il fai da te ai venditori di casa, a chi aveva una casa e voleva venderla, ovviamente non utilizzando i social o il web, ma proponendo un kit tanto di cartello, modulistica, assistenza telefonica e via dicendo, per poter vendere la casa da soli. Il fai da te è sempre esistito, è un modo per risparmiare principalmente, e quindi, siccome tutti vogliamo risparmiare, il fai da te può attirare una certa fetta della popolazione. Sì. È vero anche che nel nostro settore specifico il fai da te può essere anche pericoloso, perché non stiamo parlando della vendita di un'auto, della vendita di un qualsiasi prodotto, ma stiamo parlando di un qualcosa che è molto più complesso, e io personalmente ritengo che per la vendita di una casa si debba avere un qualcosa di più che un semplice strumento fai da te, ma la consulenza personale di un uomo di fiducia, una donna di fiducia, quindi un professionista di fiducia che abbia le competenze, l'esperienza e che ci possa accompagnare in questo percorso che è irto di ostacoli oggi. Certo. Perché ci sono tante cose che devono essere a cui deve essere fatta attenzione nell'acquisto di una casa. Ritengo che un altro elemento importante sia la negoziazione. Il fatto di poter vendere la casa direttamente tra privati, in qualche modo, a mio avviso, può penalizzare o una parte o l'altra, soprattutto la parte più debole, perché ovviamente si è a nudo, diciamo, nella trattativa, e non si ha l'intermediario o degli intermediari che possono in qualche modo tutelare gli interessi delle parti e cercare di sterilizzare un attimo la trattativa. Certo. Quindi il mettere insieme i privati senza passare da un professionista immobiliare, a mio avviso, può avere, anzi ha sicuramente, degli elementi di rischio, degli elementi di rischio o delle penalizzazioni che a volte uno non vede, perché vede solo il costo, la provvigione, ma di fatto poi chi più paga meno paga. Esatto, no? È vero. Il problema principale è che molto probabilmente gli agenti immobiliari devono in qualche modo lavorare sul valore aggiunto, o comunque la percezione del valore aggiunto presso i clienti, per andare in qualche modo ad arginare il fai da te. Quindi queste startup innovative non fanno altro che pungolarci ulteriormente nel migliorarci, nel comunicare ancora meglio ai clienti quello che facciamo, come lo facciamo. Il valore del servizio. Il valore del servizio, esatto. E poi c'è il valore, come dicevo, del rapporto personale,
che è fondamentale. Noi siamo degli uomini di fiducia, no? Quando agiamo per conto o comunque insieme a un nostro cliente. E questo è un elemento che nessun portale web può oggi replicare, no? Certo, certo. Almeno per ora, quando arriveremo all'intelligenza artificiale esatto. Magari poi avremo un altro problema, ma penso che quello sarà un più po' là, di anni, più un là, po' più là. Sull'ultima banca invece cosa mi dici? È reale questa paura? C'è ragione veramente di preoccuparsi oppure no? Oppure dopo un anno si è un po' sgonfiata questa cosa? Ma secondo me, allora, come agenti immobiliari c'è da preoccuparsi se non si opera a un certo livello, perché chi non opera a un certo livello rischia l'estinzione. Poi se questa estinzione è dovuta ai grandi gruppi, alle banche o ai portali di disintermediazione, sì. Poco importa. Quindi vuol dire che se l'agente immobiliare fa il suo lavoro, si attiva e si evolve oggi utilizzando le tecnologie moderne, dando un reale servizio, non dovrebbe temere queste altre forze che stanno entrando sul mercato. Le banche sicuramente hanno una forza economica importante, hanno molte informazioni a loro disposizione e per questo ritengo che il lavoro che fanno le associazioni nel cercare, non dico di arginare la loro attività, ma di regolamentare la loro attività e assicurarsi che le banche operino in maniera trasparente e rispettando certo, le leggi, perché potrebbero di fatto con la loro posizione dominante abusarne di queste informazioni che hanno. Non sarà semplice farlo, però si può, è giusto che portino avanti quella battaglia, però di fatto sono già sul mercato. Hanno un modello operativo molto diverso da quello nostro più imprenditoriale, perché le banche sono le banche, la pensano come banche, certo. Quindi hanno un approccio molto più corporate, che di fatto andrà a catturare parte del mercato e magari quella parte di disintermediato o quella parte che oggi ci sfugge, ma sicuramente non ci spaventano più di tanto. Certo. Io so che come Remax avete investito anche in un progetto insieme ad altre aziende un po' a difesa dell'agente immobiliare e quindi so che avete investito in Wikire. Sì. Ecco, sì. Magari se ci vuoi dare qualche informazione. Sì, tra l'altro questo è un progetto che mi è caro perché innanzitutto rappresenta un gesto... un elemento di rottura forse? Sì, anche un elemento di collaborazione tra gruppi, perché come ben sai ci sono altri gruppi immobiliari, certo, all'interno di questo portale e ritengo che questo sia un gesto nobile, no? Da fare tra concorrenti, certo, quello di accorrere alla categoria, quindi a dare un certo contributo alla categoria, certo, in generale, perché di fatto abbiamo creato un portale e MLS che è al servizio degli agenti immobiliari, ma è anche di proprietà degli agenti immobiliari. Innanzitutto di noi grandi gruppi, ma l'accesso all'investimento, che parte da veramente qualcosa di molto contenuto, certo, può essere effettuato da qualsiasi agente immobiliare. Di fatto è un portale che vuole essere degli agenti immobiliari per gli agenti immobiliari soltanto, senza accesso ai privati. E vuole essere anche un portale che dia dei prezzi calmierati agli agenti immobiliari, quindi vuole in qualche modo arginare quella che può essere il dominio, diciamo, degli altri grandi portali. Sì. Ritengo sia un'iniziativa molto interessante e di fatto stiamo crescendo perché abbiamo oltre 5.000 agenzie che hanno già aderito al progetto. Ovviamente noi ci siamo con tutte le nostre agenzie e tutti i nostri agenti ed è un progetto che man mano crescerà sempre di più. Bene, bene, su questo in bocca al lupo. Grazie. Ve lo meritate. Grazie. Siamo in chiusura. Ci dai un'anteprima, una novità sul Remax da qui a 2 mesi, 3 mesi? So che avete all'orizzonte un evento importante, certo, certo, forse più beh, di uno. Beh, quest'anno segna 20 anni in Italia, abbiamo una grande festa, noi tutti gli anni facciamo una convention dove
vengono appunto buona parte dei nostri affiliati. Quest'anno è una festa speciale. Compiamo 20 anni, 20 anni di tanti successi, e soprattutto in un momento molto florido per la nostra azienda. Quindi avremo sicuramente una o due giorni qui a Milano, si terrà, sì. Dove parteciperanno. Agli stand, vero? Esatto, okay. Proprio in Viale Mecenate, sì, dove filmano solitamente MasterChef, certo. Queste cose qua. Sì. E quindi una grande festa dove ci saranno dei relatori importanti, ci saranno degli ospiti sicuramente interessanti, come sempre, e poi abbiamo anche un'altra cosa quest'anno di particolare. Avremo la convention, ospiteremo come paese Italia a Roma questa volta la convention europea, quindi vuol dire che avremo circa 2000 agenti immobiliari che verranno da tutta Europa questo ottobre di quest'anno, e questa sarà un'ulteriore, diciamo, occasione per imparare anche dagli altri, perché poi queste convention non sono soltanto autocelebrative, festa, certo. Sì, esatto, ma sono proprio dei momenti di incontro tra agenti immobiliari, e soprattutto quella europea, ad agenti immobiliari di tutta Europa, quindi un confronto con altri paesi, altri modi di interpretare l'intermediazione immobiliare. Bene, Dario. Ti ringrazio per questa mole di informazione, ci hai reso ancora un piacere, una volta Lotti. È stato un piacere, sì. Grazie Gerardo. Quindi da parte di Dario e da parte di Gerardo Paterna un saluto, ci vediamo in occasione della prossima intervista. A presto. Arrivederci.